Assessore De Leonardis è un membro del CDA del GAC Maria degli Ulivi. In 2 anni di attività, che cosa avete fatto per promuovere le azioni sui comuni costieri? Ma l'attività intensa, per la verità, i primi mesi sono stati utilizzati per mettere a punto quella che era la macchina organizzativa, una macchina organizzativa complessa trattandosi di un organismo che per definizione comprende una serie di comuni, ma non solo, anche la provincia di Bari e tutta una serie di organismi privati, molti dei quali legati strettamente al settore della pesca. Entrata in funzione la macchina amministrativa, sono state quindi adottate le prime misure, essenzialmente dirette a sostenere alcune iniziative private e pubbliche, tutte quante legate al settore della pesca e del mare. Mi piace citare le prime attività che, grazie al sostegno dei finanziamenti a fondo perduto erogati dal GAC, hanno avuto luce qui sul nostro territorio. Parlo di una pescheria di Savelletri e di un pescaturismo di Torre Canne che appunto hanno avuto la possibilità di attrezzarsi grazie attingendo alle risorse finanziarie del gruppo di azione costiera. Ed è cosa di questi giorni, di oggi per la verità, la presentazione di questa misura diretta alla creazione di un evento, un format unico che verrà alla luce nei 4 comuni facenti parte del gruppo, ma come dire, modellando quelle che sono le iniziative sulla base delle esigenze espresse dai vari territori. Ed allora Fasano, attraverso questa partnership utilizzerà l'evento, fermati, non mi sto ricordando il nome dell'evento, cazzo si chiama? Aspetta. No, poi lo Il taglio, lo villaggio dei taglio in... pescatori, Vai. riprendiamo. Il villaggio dei pescatori, appunto, vedrà la luce nelle giornate del 30 e del 31 di agosto e cercherà di calamitare l'attenzione dei turisti, ma soprattutto di tutti coloro che gravitano intorno al mondo della pesca, attraverso dibattiti, attraverso show cooking, attraverso escursioni, attraverso momenti ludici per bambini e coinvolgendo quelle che sono le nostre risorse di punta del territorio. Stiamo lavorando perché anche l'area archeologica dell'Egnazia diventi una tappa di questo percorso ideale che vuole interessare tutta la zona costiera, con una base, come dire, una sorta di centro nevralgico nella piazza di Torre Canne, con un punto di riferimento a Savelletri e con tutta una serie di tappe che verranno individuate lungo la costa tra attività produttive e non solo. Ci piacerà valorizzare l'evento tradizionale del 1° settembre aspettando l'alba, per cui la serata e la nottata della domenica, tra la domenica e il lunedì, quindi tra la domenica 31 agosto e il lunedì 1° settembre, verrà in qualche maniera dedicata al nostro rito tradizionale del bagno mattutino, che appunto vuole essere posto al centro di questo evento. Non è un caso che la data è stata individuata appunto in concomitanza di questo rito.